Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti a questo nuovo video e soprattutto buon 2021! Ho comprato un nuovo cubo, ve lo mostro da vicino e ve ne parlo un po'. Ho deciso infatti di cambiare il mio main 3x3, in realtà senza un vero e proprio motivo, semplicemente mi era capitata una super offerta su Amazon e ne ho voluto approfittare. Fino ad oggi mi sono sempre allenato con il mio Warrior W3 della CE. Trovo che sia un cubo veramente simpatico e divertente. Corre abbastanza bene, quindi mi ci diverto un sacco a risolverlo. Però mi sono detto, perché non testare di persona la qualità di un gun? E quindi ho deciso di acquistare il Gun 356RS. Lo apro per la prima volta qui insieme a voi. Vediamo un po' com'è fatto. Allora, innanzitutto devo dire che la scatola, il packaging è semplicemente fenomenale. Cioè, guardate, è veramente minimal e al tempo stesso, non so, stupenda. Cioè, questo bianco, questa scritta semplice, Gun 356RS, il cubo mischiato, veramente, insomma, una confezione stupenda. Semplice, ma al tempo stesso bella. Andiamo ad aprire e vediamo un po' che cosa troviamo all'interno. Allora, qui abbiamo un semplice cartoncino, ok, poi queste che immagino siano le istruzioni, ok, per risolvere il cubo, va bene. Guardate com'è bello, guardate che bello l'effetto, sembra praticamente incastonato al suo interno. E eccolo qui, signore e signori, il mio nuovo 3x3. Guardate che figata, veramente, veramente stupendo. È veramente spettacolare al tatto. Allora, entrambi i miei cubi sono stickerless, ovvero non hanno la classica plastica nera piuttosto che bianca con degli sticker attaccati sopra a dare il colore, ma in questo caso è la plastica stessa ad essere colorata. Devo confessarvi che uno dei motivi che mi ha spinto a cambiare cubo era in realtà il colore. Infatti non so quanto renda in camera, ma come potete vedere il Warrior ha un verde che è leggermente più chiaro rispetto a quello del Gun, e sinceramente questo è un verde che mi piace molto di più. Però in particolare vorrei farvi notare altri due colori, ossia il rosso. Infatti il rosso del Gun è un rosso vero, diciamo così, acceso, mentre quello del Warrior ricorda quasi più un magenta. E soprattutto il blu. Quello del Warrior infatti è più un celeste chiaro, se vogliamo, mentre il Gun ha un blu che è veramente, veramente bello da vedere. Poi abbiamo anche l'arancione, il giallo e il bianco. Devo dire che il Gun scorre veramente, veramente bene. È uno, sinceramente uno spettacolo giocarci, io starei qui veramente, veramente tutto il giorno. Veramente bello. Inoltre vi faccio notare che questo cubo non ha i magneti, esattamente come Warrior. Diciamo che questo lo rende quindi uno dei cubi della gamma Gun di fascia relativamente più economica, uno dei motivi in più che mi ha spinto all'acquisto di questo cubo. Bene ragazzi, direi che è arrivato finalmente il momento di testarlo, quindi lo vado a mischiare e ci faccio una solve. Thank you.
ragazzi, con questo siamo giunti alla fine del video. Se vi è piaciuto, fatemelo sapere, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, scrivetemi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e soprattutto mi raccomando condividete per farlo vedere a tutti. Vi lascio inoltre sempre qui sotto in descrizione il link Amazon nel caso in cui decideste o di acquistare o di regalare a qualcuno il Gun 356RS che vi ho mostrato in questo video. Io con questo ho concluso, quindi non mi resta altro da fare che ringraziarvi per la cortese attenzione e augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Ciao ragazzi, al prossimo video!